Sono Paolo Mainardi, sono un chimico che dal giorno della sua laurea si sta occupando di neurochimica. Quindi dal 1981 mi occupo principalmente di epilessia e sto proponendo una sieroproteina del latte per il controllo delle crisi. I risultati sono stati molto incoraggianti, sono in due gruppi di studio nazionale, uno sugli adulti e uno sui bambini. Siamo finiti nei programmi di screening per farmaci dell'NIH in America. Recentemente abbiamo approcciato anche l'autismo e i risultati sono stati tali che la Food and Drug Administration pagherà uno studio a partire dal 1 gennaio prossimo su 3.000 bambini autistici in Florida. Questa sieroproteina mi ha portato, dopo anni che studiavo il cervello, ad abbassare lo sguardo e andare a studiare l'intestino, organo di cui mi sono veramente innamorato perché è un organo ancora più complesso del nostro cervello, è un organo che è stato definito un organo dimenticato. E quindi andare a cercare di capire il suo ruolo, cosa fa e cos'è le cose migliori per lui sono molto importanti. E quindi anni fa sono arrivata alla famosa domanda che forse si fanno tutti ma che difficilmente trovano risposte, è qual è la dieta ottimale per la salute, cioè qual è la dieta che mi consente di stare in salute. Chiaramente questa è una mia risposta che non pretendo che sia universale, ma io sono più fisico che chimico a dire la verità, e sono partito quindi con la logica dei fisici di partire dalla fine, cioè di farmi la domanda, ma in fondo noi perché mangiamo? Noi mangiamo per nutrire le cellule, ma le cellule di tutti i mammiferi necessitano delle stesse cose. Quindi il prodotto finale del sistema digestivo deve essere lo stesso indipendentemente dal tipo di alimentazione, così come un motore di una macchina che va a diesel è diverso da un motore di una macchina che va a metano, ma il risultato finale è lo stesso. Noi abbiamo affidato al nostro ospite, ai nostri microbi intestinali, il compito di ricavare questi nutrienti che servono a noi. Ma questi batteri in realtà sono eterotropici, che vuol dire che loro possono mangiare di tutto, ricavano sostentamento da qualsiasi cosa io gli do. Quindi è l'impianto, è il sistema digerente che è diverso, perché i batteri, purché io gli dia qualcosa da mangiare, loro riescono a mangiare. E cosa sono questi prodotti che invece che devono ricavare e che sono utili a me? Sono da una parte gli aminoacidi essenziali. Essenziali vuol dire che io non riesco a sintetizzarli, per cui se il mio microbiota intestinale non me li procura, a me mancano degli aminoacidi che sono fondamentali. Questi li ricaviamo dalle proteine, che sono in tutti gli alimenti, possono essere più o meno facilmente ottenibili a seconda delle proteine, ma le proteine sono composte dagli stessi amminoacidi che a seconda di come si sequenziano e come si dispongono nello spazio possono formare proteine più facilmente demolibili o più difficilmente demolibili. Ma la cosa più interessante, l'altra cosa che mi serve, sono questi famosi acidi grassi a corta catena. E questi li ricaviamo in maniera diversa a seconda della nostra preferenza alimentare. Se prendiamo il carnivoro, lui ha un sistema digerente molto facile, molto semplice rispetto al nostro, c'è uno stomaco enorme con una capacità demolitiva pazzesca, capace di demolire veramente in maniera molto forte, e poi dopodiché c'è un tubicino e finisce lì. Perché il carnivoro predatore in natura mangia carne grassa, mangia un 70% di grassi, con questa capacità a tagliarli ottiene subito gli acidi grassi a corta catena, se li assorbe e ce l'ha già. Il carnivoro necrofago che mangia le carogne, mangia la carne magra lasciata attaccata all'osso dal collega predatore, ma la mangia solo dopo che i batteri ambientali l'hanno putrefatta, cioè digerita, quindi mangia carne fortemente degradata. Quindi il nostro errore forse più nel fatto che noi mangiamo un tipo di carne che nessun carnivoro mangerebbe in natura, perché la mangiamo eccessivamente magra e troppo poco putrefatta. E del resto questa carne ce la fanno pagare cara, ma la paghiamo cara anche in termini di salute. Se guardiamo invece il frugivoro, da cui noi deriviamo chiaramente, e ci sono dei dati precisi che fanno vedere che il nostro sistema digerente è molto simile a quello dei frugivori, loro mangiano un 70% di fibre, quindi ricavano questi acidi grassi dalla fermentazione di queste fibre, almeno da quelle che si chiamano indigeribili, che arrivano indigerite nel colon. Il colon è un biofermentatore
ricava questi acidi grassi a corta catena che sono il nutrimento di tutto l'intestino, cioè la nostra cellula intestinale si nutre direttamente da questo prodotto della fermentazione, entrano nel fegato che è un biosintetizzatore che produce tutto quello che serve al nostro corpo. Cioè se noi arriviamo ad avere questi mattoncini, noi da questi ricaviamo lo zucchero per il cervello, i chetoni per il cervello, gli acidi grassi poli e monoinsaturi, cioè noi risintetizziamo tutto quello che abbiamo bisogno purché arriviamo ad avere questi acidi grassi a corta catena. Quando noi abbiamo una disbiosi intestinale che ci riduce la capacità di produrre questa fermentazione e che magari ce ne accorgiamo perché mi produce fermentazioni cosiddette anomale che mi danno un eccesso di produzione di gas, idrogeno, metano che mi arriva verso l'alto, c'è cioè un reflusso, mi rimane nell'intestino, mi dà gonfiore postprandiale, nella parte bassa mi dà meteorismo, ci dobbiamo più preoccupare non tanto per questi gas che dobbiamo in qualche modo espellere, ma perché riduciamo la quantità di acidi grassi a corta catena e quindi riduciamo il nutrimento del nostro intestino che diventa via via sempre più debole. E se noi non interrompiamo questo, continuiamo a riduciamo la frutta perché ci fermenta, noi andiamo sempre più a stimolare questi ceppi disbiotici che producono queste fermentazioni e riduciamo sempre di più i ceppi a noi simbiotici che producono questi acidi grassi a corta catena. Poi l'uomo nella sua storia, nell'evoluzione, è diventato onnivoro e questa è stata una scelta molto importante per diventare quello che siamo, perché se riteniamo positivo essere qua a parlarci con alta tecnologia, perché gli organi che consumano più energia del corpo umano sono il cervello e l'intestino. Introducendo cibo più complesso, più aggressivo, l'uomo ha ridotto l'intestino per ridurre il tempo di contatto. Riducendo l'intestino ha avuto più energia da spendere per sviluppare il cervello. Quando qualche mese fa hanno scoperto un nuovo uomo preistorico, è stato posizionato nella nostra storia evolutiva in base alle dimensioni del cervello, perché tra l'uomo di Neanderthal e l'uomo sapiens questo cervello è sempre diventato sempre più grosso, ma l'ha potuto fare per la scelta nutrizionale che ha fatto l'uomo, che gli ha fatto risparmiare energia a livello intestinale. Il problema però è che non abbiamo accorciato tutto l'intestino, abbiamo accorciato solo il colon, che è il biofermentatore da cui ricaviamo energia. Quindi abbiamo trasformato un robusto motore da macchina agricola a un motore molto più performante da Formula 1, che però è molto più delicato. Quindi sbagliare oggi alimentazione ci crea molti più problemi che se fossimo rimasti un trattore. Perché nella macchina di Formula 1 non si mette la benzina verde, ma bisogna mettere delle benzine specifiche. E qual è il compito principale del nostro intestino? Il compito principale, e qui si riferisce a quello che ho comunicato l'ultima volta che siamo visti, è principalmente quello di ripararci. Quindi se io lo indebolisco, indebolisco i processi con cui continuamente questo intestino mi ripara. Quando una persona è in salute non è perché non gli succede niente, ma perché ha la capacità continuamente di riparare quello che avviene. Se io diminuisco questa capacità è come se io smettessi di portare la macchina dal meccanico, io non posso dire quando si romperà, ma posso metterlo per scritto che sicuramente prima o poi si rompe. Quindi una dieta sbagliata mi riduce questi processi endogeni potentissimi di autoriparazione. Io sono un chimico, per cui quando parlo di acidi grassi a corta catena immagino che tutti sappiano cosa sono. E in effetti forse chi non è chimico non sa cosa sono. L'acido grasso a corta catena maggiormente prodotto nel mio colon dalla fermentazione delle fibre è l'acido butirrico, che è il principale componente del burro. Siccome il colon è nella parte terminale dell'intestino, quando il mio colon me lo produce, incomincerà a nutrire le cellule intestinali dal basso. E l'acido butirico, se io lo prendo per bocca, non subisce niente, non viene demolito dal processo digestivo, perché è un acido, è troppo piccolo per essere, ed è un acido per cui non viene minimamente attaccato. E quindi se io prendo il banale burro, con quel burro io riesco a nutrire le cellule, la parte alta dell'intestino, che è quella dove c'è tutto il sistema immunitario, che difficilmente io riesco a farlo nutrire dalla produzione dell'acido butirico che proviene dal colon, a meno che io non mangi tantissima frutta. Quindi introdurre il burro nella dieta ha un'azione positiva. Oggi c'è un enorme interesse in letteratura verso la vitamina K2, che la troviamo proprio nel burro.
Quindi quando noi facciamo queste scelte alimentari che si basano su nostre convenzioni, che poi non sono verificate, diciamo, dalla fisiologia, ci possiamo fare del male ed evitiamo degli alimenti che invece possono essere utili. Per esempio, io il burro l'ho introdotto nel mio protocollo, dove, che è libero, gratuito e scaricabile da internet, e con questo protocollo noi abbiamo risultati in diverse patologie, dall'epilessia all'autismo, sulle patologie autoimmuni, io non mi occupo volutamente di tumori, e riusciamo ad avere dei risultati molto interessanti. E c'è tutto un approccio, quindi, di scegliere quali sono la dieta, quindi mangiare chiaramente molta frutta, molta verdura, però essendo l'intestino come un muscolo io devo a un certo punto esporlo a cibo più complesso, altrimenti non rimane forte, perché avendolo così trasformato io devo mantenerlo tale. In internet ho messo un sito che, diciamo, dove riporto un po' tutte le mie idee, quindi non è un sito commerciale, ed è Gut Brain Axis, asse intestino cervello, gut intestino brain cervello axis.org, dove ci sono tutte queste mie valutazioni, ci sono le testimonianze delle persone che, seguendo questo protocollo, hanno ottenuto risultati significativi, e si può arrivare da lì anche alla dieta che io consiglio da associare a questo mio protocollo.